virus in Friuli Venezia Giulia, 82 nuovi contagi, ricoveri ospedalieri in aumento. Le opposizioni richiedono l'accesso agli atti sulle terapie intensive. I medici di base mettono alle strette la regione per le vaccinazioni in ambulatorio. Anche da noi si potrà prenotare il vaccino con lo smartphone, il tablet o il PC, 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Adesione al 66% per i settantenni, al 72% per gli ottantenni, 3.500 prime dosi di Johnson & Johnson in arrivo. Oggi hanno riaperto parrucchiere ed estetiste, gli studenti delle superiori di nuovo in aula, ma a Roma scontri e cariche della polizia contro baristi e ristoratori. Fedriga, giovedì le linee guida per le riaperture. Il confinamento fa male alla natalità, lo dimostra uno studio condotto dai pediatri e ginecologi del Burlo Garofalo sui concepimenti durante il lockdown. L'intervento in artroscopia al giocatore bianconero eseguito a Barcellona da Johan Harles Monlau. Stasera il punto sull'Udinese al Tonight. Buonasera e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV. In apertura c'è la situazione epidemiologica in regione con il primo giorno della settimana che porta numeri molto bassi sul fronte dei contagi, ma alla luce di pochi tamponi effettuati, come ormai ci siamo abituati a riscontrare da diverse settimane. Per fare il punto della situazione, per parlare delle nuove polemiche sul tema delle terapie intensive, ma anche per annunciare la firma di un importante accordo sottoscritto davvero poco fa a San Giorgio di Nogaro, proprio dalla località della Bassa Friulana, abbiamo in collegamento con noi Francesca Santoro. Buonasera. Sì, buonasera David. Alle nostre spalle la sede del distretto sanitario di San Giorgio di Nogaro, perché poco fa si è concluso un importante incontro con i medici di medicina generale, appunto i vertici del distretto, che ha portato a sbloccare la questione delle vaccinazioni da parte dei medici di medicina generale. Saranno i medici della Bassa Friulana i pionieri in regione, i primi a iniziare con giovedì le vaccinazioni a domicilio degli ultraottantenni. Ci ha spiegato tutto il portavoce dei medici dell'aggregazione territoriale di La Tisana. Vediamo cosa ci ha detto. Il sorriso non si vede, ma posso dire finalmente si parte, insomma, ecco, insomma, direi è andata abbastanza bene, insomma, io un capo distretto non posso che parlare bene, insomma, ecco, la vedeva anche lui come noi, come medico medicina generale. Senz'altro, insomma, siamo comunque in ritardo, ecco, la partenza di giovedì solo perché ho insistito tanto, ma sono convinto che si poteva partire molto prima, ma molto prima. Partiranno i medici della Bassa Friulana e poi seguiranno dopo relativi accordi? Sicuramente, insomma, intanto partiamo noi, sicuramente come dire, una prepista, ecco. Però sicuramente quando poi con la prossima settimana partiranno anche gli altri colleghi degli altri, insomma, distretti e nelle altre parti in tutta la SUFC. Da precisare che si tratta di vaccinazioni a domicilio. Solo attualmente partiamo solo per quelle a domicilio, perché dove c'è la difficoltà maggiore per le aziende per poter andare a vaccinarle. Cioè è difficile perché il collega, ripeto, che attualmente va a casa, sì o no riescono a fare con equipe, sì o no riescono a fare 11, diciamo un flacone, che sono 11 siringhe. Ecco. Basta vedere adesso la partenza dei medici di medicina generale da 11 siringhe, 11 vaccini, quanto faremo. Insomma, quindi si fa presto il conto, ma parleremo magari la prossima settimana e vediamo com'è. Per i medici di medicina generale si tratta di un grosso contributo in più da dare in questa gestione della fase pandemica. Allora, l'ho detto sempre e lo ribadisco, i numeri parlano da soli. Noi abbiamo l'esperienza delle vaccinazioni antinfluenzali, che noi facciamo numeri non da poco, migliaia e migliaia. Attualmente hanno fatto da un paio di mesi, se non di più, attorno alle 250 di vaccinazione a casa per la gente non trasportabile. Questo numero noi lo possiamo fare in un giorno, per non dire il doppio. Queste le parole quindi di Khalid Cussini, che ci ha spiegato l'importante novità che entrerà in vigore da giovedì sul fronte delle vaccinazioni. Invece per quanto riguarda i dati del giorno, i contagi oggi sono 82, risultato di 1605 tra tamponi molecolari e test rapidi antigenici. La percentuale di positività quindi si attesta sul 5,10%. I decessi oggi registrati sono 11, di cui 3 pregressi, che
che portano il totale delle vittime a 3.517. Le persone in isolamento scendono a 10.383, mentre sul fronte dei ricoveri crescono sia i pazienti accolti in terapia intensiva sia nei reparti ordinari. In terapia intensiva aumentano di 6 unità, arrivando a 81, mentre nei reparti ordinari aumentano di 4 unità, arrivando a 523. E per quanto riguarda le terapie intensive, oggi c'è stata un'altra importante novità. Dopo l'incontro che si è svolto sabato scorso tra il vice governatore Riccardi e l'Associazione degli Anestesisti, associazione che nei giorni scorsi ha lanciato un forte grido d'allarme dicendo che in sostanza i dati che vengono dati delle terapie intensive non corrispondono effettivamente alla realtà, oggi sono scese in campo le forze di opposizione in Consiglio regionale chiedendo formalmente una richiesta di accesso agli atti sui dati delle terapie intensive e i report giornalieri delle terapie intensive per ogni azienda sanitaria della regione dal 9 marzo fino a oggi, con particolare riguardo anche per le semi-intensive degli ospedali di Palmanova e di Gorizia, che a detta dell'Associazione Anestesisti sono delle terapie intensive a tutti gli effetti, però non rientrano nel computo giornaliero dei dati. Oggi noi siamo andati anche alla Tisana, in particolare nella pediatria della Tisana, dove è stato attivato un nuovo importante ambulatorio che fornirà un servizio in più, e nell'occasione abbiamo avuto modo di parlare anche dei ragazzi, dei bambini che subiscono le conseguenze del lockdown e delle chiusure determinate dal contenimento del contagio e che hanno quindi dei problemi sia psicologici sia di altro tipo, soprattutto di carattere alimentare. Vediamo l'intervista. È un servizio pediatrico di salute internazionale che si occupa di accoglienza sanitaria a 360 gradi del bambino adottato dall'estero o immigrato, quindi per esempio che arriva in Italia per un ricongiungimento familiare. E questa attivazione di questo nuovo servizio è stata possibile grazie all'arrivo nella nostra squadra della dottoressa Laura Casali, pediatra che ha una decennale esperienza in questo campo, trasferitasi infatti dalla pediatria dell'ospedale di San Vito al Tagliamento, che fa parte del gruppo di lavoro nazionale per il bambino migrante. E in pratica questo servizio si occupa di effettuare uno screening di tipo infettivologico e vaccinale, quindi per valutare le varie coperture vaccinali, ma anche per una gestione diagnostico e terapeutica di eventuali patologie che possono risultare emergere da questi accertamenti. Avete riscontrato un aumento di richieste d'aiuto per problemi psicologici o neurologici? Sicuramente c'è un aumento. Diciamo che le problematiche principali riguardano lo stato d'ansia, l'insonnia, ma anche disturbi di tipo somatoforme, cioè disturbi fisici, sintomi fisici, per cui il bambino ragazzo viene proprio anche spesso in pronto soccorso, ma che derivano da un impatto emotivo, da problematiche di tipo emotivo, per esempio crisi di dolore toracico, dolore addominale, cefalea, per fare qualche sintomo, fino invece ad altre problematiche più importanti di tipo neuropsichiatrico, per esempio psicosi, addirittura tentati suicidi. E dunque un tema che continueremo a seguire da vicino, quello della gestione soprattutto dei più giovani e delle conseguenze che sta portando questa pandemia. Sul fronte vaccinazioni vi abbiamo raccontato dell'importante accordo raggiunto per permettere ai medici di base di vaccinare e quindi aumentare il percorso di vaccinazione nella nostra regione, e a Dar Manforte arriverà anche una nuova app, un'applicazione per cellulari, smartphone e PC attraverso la quale prenotarsi. L'hanno illustrata oggi il governatore Fedriga e il suo vice Riccardi. Governatore Fedriga, da domani viene messo in campo uno strumento semplice per accedere alla vaccinazione, un modo anche per spronare i cittadini ad aderire alla campagna. Sì, un modo semplice e soprattutto veramente usabile per i cittadini per poter prenotare la vaccinazione, e ci auguriamo che questo aumenti l'adesione alla campagna vaccinale stessa. È fondamentale quello che ognuno di noi può fare, ovviamente quello che ognuno di noi può fare è aderire alla campagna e farsi vaccinare, ovviamente per le fasce di popolazione che oggi sono incluse nel piano vaccinale. Devo ringraziare sia la Direzione Salute sia Insiel per il lavoro importante che hanno fatto, perché
un processo estremamente complesso è stato semplificato e reso utilizzabile in modo semplice da parte dei cittadini. Questa app dà la possibilità anche di scaricare i moduli prima di arrivare alla vaccinazione. Lei ha sottolineato che questo è molto importante. È molto importante perché poter avere i moduli, penso dell'anamnesi e della privacy, già firmati, già compilati, ovviamente con l'aiuto magari del proprio medico di medicina generale, è importantissimo per velocizzare tutti i processi di vaccinazione all'interno dell'app. Non si rischiano di creare intasamenti e si può fare le cose molto velocemente. Quindi chi può farlo, è molto utile che scarichi i documenti, li compili, sia aiutato dal medico di medicina generale e arrivi già pronto per fare il vaccino e quindi aiutare tutti i tanti sanitari che voglio ringraziare, le persone della protezione civile che voglio ringraziare, che all'interno degli hub e dei centri vaccinali stanno facendo un lavoro enorme. In arrivo i vaccini Johnson & Johnson come verranno utilizzati? Al pari di AstraZeneca perché garantiscono le stesse prestazioni, però con una condizione in più perché Johnson & Johnson ha una sola dose invece che due. Per quanto riguarda la categoria altri, lei ha parlato soltanto di 251 casi in Friuli Venezia Giulia, come si possono giustificare? Sento di numeri importanti da tutte le altre regioni, io voglio rassicurare perché su 270.000 vaccini fatti, 251 classificati nella categoria altro, peraltro possiamo andare a vedere anche puntualmente di cosa parliamo. Quindi noi da questo punto di vista siamo stati molto rigorosi nell'applicazione delle regole. Vediamo anche l'aggiornamento quotidiano a livello nazionale sul percorso di vaccinazioni. Si sono raggiunti 13.125.000 somministrati per quasi 4 milioni di cittadini italiani completamente immunizzati. Nella nostra regione il dato è di 286.000 dosi somministrate sulle 345.000 a disposizione. I numeri invece di giornata relativamente al contagio: ci sono stati 9.789 nuovi positivi, 358 persone decedute. Gli attualmente positivi nel nostro paese sono 524.000. I pazienti ricoverati nelle rianimazioni sono 3.593, nei reparti ordinari 27.329. E un'altra polemica che aveva tenuto banco nelle scorse settimane, quella relativamente alle minacce nei confronti del dottor Matteo Bassetti, ha visto oggi un epilogo. Ci sono infatti due persone denunciate per gli insulti arrivati al direttore delle malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Si tratta di un cinquantenne residente a Trieste e di un altro cinquantenne residente a Cosenza. La Digos ha perquisito le loro abitazioni e sequestrato i telefoni con cui sarebbero stati inviati i messaggi offensivi. In Friuli Venezia Giulia, così come in molte altre regioni italiane, oggi si è iniziato a respirare la zona arancione. Questo significa che molte attività, molti negozi hanno potuto riaprire dopo un mese di restrizioni da zona rossa. Noi siamo andati ad ascoltare come hanno reagito gli udinesi. Come viviamo questo primo giorno di ritorno in arancione, signora? Ma in realtà in modo positivo perché evidentemente stiamo migliorando. Per i negozi, vabbè, insomma, non sono ancora le mie priorità, ce n'è altre. Certo che è bello vedere le vetrine aperte con la gente che gira, sempre con il dovuto rispetto. Bene, speriamo che ci sia anche un po' di lavoro perché un mese chiusi onestamente per le nostre aziende è un grande problema. Sono nell'ambito della gioielleria, gioielli, orologi e chiaramente tenere un negozio chiuso con i capitali già pagati dentro è un problema. Contenti o preoccupati? No, contenta. Spero di non essere preoccupata poi. È bene che siano queste misure qua perché salvaguardano la nostra salute, insomma, ecco. Come sta vivendo questo ritorno in area arancione? Bene, diciamo. Speriamo che viene pure gialla, perché ormai qua non si può stare più dentro. Se no la gente danno i numeri. Bene, bene. Contento? Sì, vedrà che prima o dopo aprono tutto. Lei come vive questa giornata? Come le altre, non cambia niente quasi. E lei? Altrettanto. Non cambia niente, non cambia per noi. Possibilità di fare qualche acquisto in più, il barbiere? Il barbiere sì, quello ho bisogno, oggi telefono.
Chi invece non ha potuto riaprire ancora sono i ristoratori, i baristi, le palestre, e a Roma c'è stata una nuova giornata di proteste che hanno visto anche la partecipazione di diversi esponenti della categoria giunti dal Friuli Venezia Giulia. Il centro storico è rimasto blindato per una manifestazione non autorizzata, con i manifestanti che avevano bloccato il traffico sul muro torto, cariche delle forze dell'ordine a piazzale Flaminio. Altri manifestanti si sono mossi poi lungo via del Corso in direzione Piazza del Popolo per ricongiungersi ad un altro gruppo. Tensione, lancio di petardi, lacrimogeni, bandiere tricolori, con le richieste appunto di poter riaprire al più presto. La paura di morire non ci sta facendo vivere, ha recitato uno degli striscioni esposti. Siamo qui a sostegno delle categorie colpite perché lavorare è un diritto. E a proposito di possibili nuove riaperture, è intervenuto oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga in qualità di presidente della conferenza delle regioni, proprio per anticipare che giovedì verrà proposto un documento all'interno del quale verranno presentate le misure per permettere proprio delle parziali riaperture anche per quei settori ancora colpiti duramente dalle restrizioni. Chi oggi ha potuto riaprire sono stati anche i parrucchieri, gli estetisti, e noi siamo andati a trovarli. Un anno difficile, con un ultimo mese anche molto impegnativo. Voi avevate lanciato una petizione per riaprire, adesso finalmente questo è possibile. Certamente abbiamo lanciato questa petizione a livello nazionale. Abbiamo raccolto 50.000 firme per poter riaprire anche nelle zone rosse dove non ci era consentito con l'ultimo governo Draghi. Da oggi zona arancione, però è stato un anno difficile, molte le attività che si sono perse anche per strada. Certamente, le attività si sono perse in Friuli Venezia Giulia, circa 60 imprese hanno chiuso. Hanno chiuso perché i sostegni e tutto quello che è stato dato e poi abbiamo ritornato immediatamente non è sufficiente, nemmeno per il benessere. Una lettera anche per chiedere aiuto a chi e per fare cosa? Abbiamo inviato la settimana scorsa ai 250 comuni del Friuli Venezia Giulia una lettera ai sindaci a nome del presidente Tilatti chiedendo un ampio orario di lavoro per la sicurezza dei nostri clienti e la nostra sicurezza. E abbiamo chiesto anche di avere un occhio di riguardo verso le tasse comunali. È stato un mese difficile, sì. Diciamo che lo scorso anno è stato ancora più difficile, però anche questo, insomma, abbiamo dovuto, anche perché la mia attività, comunque noi siamo in cinque, quindi le preoccupazioni erano molte, diciamo. Melissa, la vostra è un'attività che si svolge one to one col cliente, quindi forse esatto. Tutte queste restrizioni hanno avuto un perché o si poteva in qualche modo continuare a lavorare? Allora, io non posso mettermi nei panni di chi prende decisioni, certamente che c'erano comunque delle anomalie, no? Chi è tornato in classe oggi? Anche gli studenti delle scuole superiori, almeno al 50%, sempre in virtù della zona arancione. Noi siamo andati a raccogliere la testimonianza del dirigente scolastico del Marinelli. Come è andato dunque questo rientro di nuovo in presenza per i ragazzi, se non al 100%, almeno al 50%? Ma per adesso è andato bene, c'è una grande attesa e chiaramente prima o poi bisogna rientrare. È un po' complicata questa organizzazione con i doppi turni alle 8 e alle 10 e molte attività che i ragazzi fanno anche a livello di spostamenti sono abbastanza impedite da questo. Certamente è un inizio di normalità che speriamo possa durare fino a giugno. È chiaro che noi faremo di tutto per osservare quelli che sono i protocolli di distanziamento e anche di segnalazione di tracciamento per evitare che si creino cluster dentro Marinelli. Dall'altro lato puntiamo sulla collaborazione degli studenti, che finora è sempre stata alta. Gli insegnanti sono motivati, interessati e cerchiamo di chiudere il meglio possibile anche quest'anno travagliato. Sul fronte delle vaccinazioni del personale?
Ma il personale è vaccinato praticamente quasi completamente, no? Adesso non ho la situazione, anche perché ovviamente è coperta dalla privacy, però so di tantissimi che si sono vaccinati, può essere che qualcuno non abbia potuto vaccinarsi anche perché magari coperto da, toccato da patologie oppure con problemi, diciamo così, di salute o di intolleranze. Però praticamente tutto il personale che poteva vaccinarsi, il Marinelli si è fino adesso vaccinato e quindi dovremo non essere tagliati fuori da questa nuova decisione del governo di chiudere su determinate fasce di età. Gli umori e le attese adesso anche dei ragazzi di Quinta? Ma no, i ragazzi di Quinta sono anche quelli che probabilmente la vivono meglio, io penso siano già orientati al futuro. L'esame, diciamo, è giustamente stato tarato con la sola prova orale, quindi toglie l'angoscia di lunghe prove estive complicate che non avevano molto senso quando erano in presenza, quando eravamo in presenza, e hanno ancora meno senso adesso che siamo a distanza. Quindi, diciamo, i ragazzi di Quinta sono abbastanza tranquilli e penso orientati al futuro, cioè più preoccupati per l'università forse che per questo fine d'anno. Continuano anche le analisi, le ricerche su come il lockdown, la pandemia, ha influito sulla nostra vita quotidiana. Ebbene, dal Burlo di Trieste oggi sono arrivati dei dati davvero allarmanti. Nell'ultimo anno le nascite sono calate del ben 20%, una situazione simile a quella registrata per esempio a metà degli anni 80 dopo l'esplosione della centrale di Chernobyl. La crisi economica, la preoccupazione per il futuro occupazionale, gli aspetti psicologici e sociali correlati alla pandemia, il confinamento dal lockdown fa male anche alla natalità, come attestato da uno studio condotto dai pediatri e ginecologi del Burlo Garofalo di Trieste. Secondo le analisi, durante i mesi del 2020, in cui gli italiani sono stati costretti a restare chiusi in casa per effetto delle disposizioni normative anti-Covid, i concepimenti sono diminuiti del 20%, con un conseguente calo delle nascite 9 mesi dopo. Al Burlo i fiocchi rose azzurri sono passati a 247 dei 308 del corrispondente periodo dell'anno precedente. Un dato impressionante secondo gli studiosi, considerando anche che le nascite complessive al Burlo sono aumentate dalle 1417 del 2019 alle 1474 del 2020, a fronte però, nello stesso tempo, del trend in discesa dei fiocchi rose azzurri in Friuli Venezia Giulia del 4% circa. Volendo fare un confronto storico, il calo di concepimenti è molto maggiore anche di quello che era stato documentato ai tempi della catastrofe di Chernobyl, in cui le nascite in Italia erano calate del 5-7%, per la paura delle possibili conseguenze sulle gravidanze. Un risultato purtroppo atteso, secondo Egidio Barbi, docente dell'Università di Trieste e direttore della clinica pediatrica del Burlo, nonché coautore dello studio, secondo cui emerge la necessità urgente di politiche di supporto dedicate, come la realizzazione di asili nido accessibili per tutti, la facilitazione al lavoro dei genitori con figli, politiche di riduzione dei costi indiretti e un ulteriore incremento dell'offerta educativa. La cronaca ora, andiamo a Pordenone per un grave investimento che si è registrato nel pomeriggio di oggi. Un giovane che si stava spostando in sella alla propria bicicletta è stato investito da un'auto nei pressi del parco di San Valentino. L'incidente è accaduto attorno alle 16, il ragazzo è stato stabilizzato sul posto e quindi condotto d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Pordenone. Per i soccorsi e i rilievi in zona si sono formati lunghi incolonamenti anche a causa delle forti precipitazioni. Sempre per quanto riguarda la destra Tagliamento, importante operazione della Guardia di Finanza per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Due persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Pordenone per spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di due uomini di nazionalità straniera, un afghano e un pakistano. Gli approfondimenti investigativi delegati dalla Procura hanno portato a ricostruire circa 550 episodi di spaccio per un ammontare di circa 2 kg di hashish e alla segnalazione alla Prefettura come assuntori di 21 persone, 16 delle quali italiane, tra cui 3 minorenni. Il commercio illegale, stando alle Fiamme Gialle, avveniva nei luoghi di aggregazione giovanile e in spazi frequentati dalle famiglie nel tempo libero. I due arrestati, stando alle accuse, erano soliti smerciare gli stupefacenti, infatti, al Parco del Seminario, negli spazi in prossimità della chiesa del Beato Odorico e nella nota passeggiata sul lungo fiume Noncello.
L'operazione è nata dall'ordinaria attività di controllo del territorio. Le Fiamme Gialle avevano individuato il soggetto afghano apparentemente dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti sulla piazza di Pordenone. I gravi indizi, preliminarmente raccolti dai militari, hanno poi convinto la procura a delegare specifiche indagini di polizia giudiziaria anche attraverso intercettazioni telefoniche. Ed è stata proprio un'intercettazione sull'utenza del cittadino afghano che ha consentito ai militari di eseguire l'arresto del cittadino pakistano trovato in possesso di circa 150 grammi di hashish presso la stazione ferroviaria di Pordenone. Lo stesso, essendo gravato da numerosi precedenti specifici di polizia e destinatario di un decreto di espulsione e di un ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emessi dal prefetto e dal questore di Pordenone a gennaio, è stato portato alla casa circondariale cittadina. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone ha disposto nei confronti del cittadino afghano, ritenuto il principale attore nel commercio di sostanze stupefacenti, un provvedimento di custodia cautelare in carcere, mentre nei confronti dell'uomo pakistano è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. E ora apriamo la pagina sportiva, operazione inevitabile per De Lofeu, come spiegato ieri via social anche dal catalano. Il numero 9 bianconero si trova già a Barcellona, dove domani si sottoporrà ad un intervento di artroscopia esplorativa al ginocchio destro per porre rimedio ai problemi al menisco. E intanto la formazione bianconera domani riprenderà ad allenarsi ed andrà in ritiro per ritrovare e fornire una reazione al gruppo dopo 3 KO di fila. Jacopo Romeo. Sfortunata a dir poco la prima stagione in maglia bianconera di Gerard De Lofeu. Il fuoriclasse spagnolo, infatti, come annunciato ieri sera, dovrà sottoporsi nuovamente ad intervento chirurgico al ginocchio destro che lo tormenta oramai da un paio di mesi. Come ha spiegato su Instagram, le ha provate tutte per convivere con il dolore al menisco che lo tiene ai box da metà febbraio, ma purtroppo la via dell'operazione è diventata inevitabile e da allora De Lofeu si trova a Barcellona, dove domani sarà sottoposto ad intervento al ginocchio destro, un'artroscopia esplorativa per rimettere a posto l'articolazione. Il giocatore ha lasciato una porticina aperta per un recupero in extremis per il finale di stagione, voglioso di dare una mano alla squadra e dimostrare il suo grande valore tecnico, dimostrato sinora solo a sprazzi a causa dei problemi fisici che l'hanno afflitto. Ad eseguire l'intervento sarà il professor Joan Carles Monlau. Poi, dopo l'operazione, ci sarà la valutazione sul percorso di recupero. Di sicuro una pedina del calibro di De Lofeu è mancata, complice la tanta sfortuna che si è abbattuta su di lui e in generale sull'infermeria dell'Udinese. Avrebbe di sicuro fatto comodo per ovviare alle difficoltà attuali della squadra, reduce da 3 KO consecutivi. A Crotone dovrà esserci il momento della reazione, mettendo al bando ogni tipo di alibi, visto che quando le cose non girano le responsabilità sono comuni. Inutile cercare colpevoli, serve voltar pagina con una reazione da gruppo da parte di calciatori e staff per rimettersi in marcia dopo prestazioni opache che di fatto hanno arrestato la corsa di un Udinese che sembrava in rampa di lancio nel rispetto delle proprie importanti potenzialità. Servirà a riflettere sugli errori e ritrovare consapevolezza nei propri importanti mezzi, rimettersi in marcia con fiducia nel gruppo di lavoro e in una squadra oggettivamente forte che ha solo bisogno di ritrovare slancio. Ed è a questo che servirà il ritiro al via da domani sera, dopo l'allenamento pomeridiano che sancirà la ripresa dei lavori. E di Udinese parleremo stasera come al solito in prima serata con Udinese Tonight, l'appuntamento coordinato dalla nostra Giorgia Bortolossi con tanti ospiti, approfondimenti e opinioni. Tra i protagonisti della puntata di stasera ci saranno il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino e l'ex bianconero Felipe, appuntamento dalle ore 21. Per quanto riguarda invece il basket, si festeggia in casa APU per aver conquistato una nuova vittoria contro la prima della classe. Ascoltiamo uno dei protagonisti, De Angeli. Lodovico De Angeli, forse oggi la migliore partita della tua stagione. Hai messo 2 triple importanti tra il terzo e il quarto quarto che hanno indirizzato la gara poi verso la vittoria finale. Soprattutto con questa prestazione hai ripagato la fiducia del coach. Allora, sicuramente questa, sono fiero di far parte di questo gruppo, perché quando vinci le partite contro le squadre così forti, soffrendo all'ultimo, godi come un riccio, quindi son contentissimo di essere qui. E oggi ci serviva perché reduci dalla Coppa, se avessimo perso oggi in casa con Tortona sarebbe stata un po' una flessione, quindi siamo contentissimi, sono contento di aver dato un contributo alla squadra e quindi niente, avanti così. Adesso testa l'ultima di regular season con Trapani. Ogni partita è una guerra d'ora in poi, oggi veramente lo è stata. È stato premiato probabilmente alla fine il vostro cuore, la vostra propensione difensiva, grinta, carattere.
Sì, diciamo, sono d'accordo con te, è da 7 mesi ormai che lavoriamo su un'identità difensiva forte con il signore che è appena passato dietro e quindi niente, sono contento che oggi abbiamo vinto una partita tenendo quella che è stata per lunghi tratti del campionato la capolista a 64 punti e quindi sono contentissimo. Grazie. Ci fermiamo qui alle 20.30 l'appuntamento con l'informazione del Veneto, alle 22.30 il nostro TG Notte. Grazie per averci seguito, buona serata.